Ragazzi, ho scaricato il gioco di oggi, che sembra un horror con i contromaroni. Vi dico solo che in partenza la cartella è questa, no? L'apro. L'icona del gioco è questa. Va bene. Come tutti... Oh, ma quello è lo Slenderman. Ma dai! Cosa c'entra lo Slenderman in sto gioco? Ma quello... Tanto questo è lo Slenderman di Slenderhunt, il mio primo video su YouTube. Giuro su Dio. Dai, ti puoi nascondere sotto le cose. Ok. Quello è lo Slenderman del primo video che feci su YouTube. Io sono una nana. Arrivo a malapena alla maniglia. Va bene. Permesso. Quella è la casa di Slenderhunt, ragazzi. Ma questo è... Ma hai fatto dagli stessi creatori di Slenderhunt? Che è veramente il primo video che feci su YouTube. C'è un tizio al contrario, salve. Ah, poi ci sono delle robe qua. Beh, però allegro, allegro. Comunque, come tutti i giochi che si rispettano, ci alziamo e ci troviamo in un posto senza sapere dove, come ci siamo arrivati. Chiaramente, ovvio. Perché, madonna, quanto ho fatto bene sto gioco però. Bellissimo. La smettiamo di mettere i quadri sullo Slenderman? Cos'è sta roba? Porca puttana, porca. Porca puttana, porca. Ma da dove è arrivata? Ma non ho neanche... Non ho capito, vabbè, ho capito. Ma come? Ma non ho neanche visto cosa è successo. Aridaie. Ma non ho neanche visto cosa è successo. Ho sentito, sentivo dei passi, dicevo, ma che è? Vabbè, primo jumpscare a caso. Ok, raga, ma state calmi. Come ho fatto prima a non beccarla subito, la zia? La vedi che sento proprio sto rumore quando mi avvicino? Cos'è successo? Cos'è successo? Io mi aspettavo, ho detto, vabbè, dai. Quello non è un menu fisso. Quello non è un menu fisso. Non... Quello non ferma il gioco. Ok, ok. Cosa è successo? Ripartiamo. Comunque il menu fisso è quello che avete al sushi. Questo volevo intendere il menu, quello che blocca il gioco. Ok, non si era bloccato il gioco. Ottimo. Il menu non serve a una sega. Il menu... Il gioco continua ad andare. Ottimo. No, perché... Perché mi ha guardato, è andata via. Quindi incredibile. Cioè, è successa una roba incredibile. Allora io posso stare innanzitutto sotto il tavolino, quindi ottima cosa. Posso fare un metro? Senza che mi ammazzino? Vi prego. Porca vacca, porca, 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 porca vacca, porca. Ah! Sono sotto il tavolo, sotto. Mi becca. Oh no, ragazzi, sto facendo un metro fatto. Da quando dici un metro, ma che dici? Ah, forse se spengo la torcia. La torch. Posso uscire dalla finestra? A quanto pare la torcia puoi anche non spegnerla. È un gioco brutto. Qualcuno mi spiega dove dovrei andare, che è un'ora e mezza che gioco. Oh. È di sotto, è di sotto. Quindi vado di qua. Porca vacca, porca, porca. È difficilissimo. Cosa devo fare? Ma raga, non ho capito cosa dovrei fare. Come faccio? Come faccio ad avanzare in sto gioco? Ve lo giuro, non so. Non capisco. Io non capisco. Frate! Dove stai? Ah, posso lasciare, posso lasciare, posso lasciare. Poi il bello è che non esistono i checkpoint. Cioè, non è che dici ci sono i checkpoint, quindi poi... arrivi un punto salvi. Non sto capendo cosa devo fare proprio. Non c'è modo di fare niente. Non puoi fare niente. Vabbè, ma se sto sopra i mobili? Non mi ha preso? Via, via, via. No, è andata di qua! Ah! Suka! Ciao, zia! Sai aprire i mobili, ma non sai salire sulle credenze. Non aver avuto un'infanzia, visto? Io come salivo sulle credenze io. Tanto c'è una porta sul soffitto che è una porta e basta. Dove vai? Vorresti uccidermi, eh? Scarsa come la morte sei. Sarà andata? Molto bene! Aia, ti ho dato una testata al tavolo. Non riesco a fare più di un metro in questo gioco comunque, ottimo. Questa cosa mi inquieta. Basta, vai a casa tua!
Non sembra... A parte che somiglia un po' a Michael Jackson. Se corro come un puledro da adesso, vai! Sto correndo! Sono più veloce io! Sono più veloce io! Sono andato di sotto! No! Aiuto! Ah! Non ci sali qua sopra! Non ci sali! Ah! No, sei scarsa, fai schifo! Vai via! Oh! No, ragazzi, dovete... Datemi un salvataggio. Come si salva? Salva, salva la partita. Per l'amor di Dio. Dov'è? Non la vedo, non la vedo. La sento, ma non la vedo. Sono sopra uno scaffale. Come ho fatto ad arrivare fino qua? No, ragazzi, aiuto. Salviamo la partita. Salva la partita. Save game. Save the game. Per cortesia. C'è un qualcosa che dovrei fare per proseguire in questo gioco. Eccola. Ehi. La zia. Cosa pensi di fare, sorella? Fai schifo, vai via. Non vedi che fai schifo? Allora, se riesco a salire su tutte le cose... Allora, di là non c'è niente, perché ho visto, sono arrivato di là e non c'erano. Al massimo c'è qualcosa sotto le scale, ragazzi. O lì in mezzo o sotto le scale, perché da altre parti non c'è niente. Vai via, vai, vai via. Ah no, c'è qualcosa anche qua. C'è una scala che porta di sopra. Sopra dove? Dov'è che porta sta scala, zia? Non so se andare sotto la scala laggiù. Qua in mezzo non dovrebbe esserci nulla, quindi la scarterei. O sotto la scala laggiù o qua a destra. Sotto la scala laggiù, vai! Mi sono rotto una gamba. Perché sono sceso dallo scaffale. Io voglio morire. Voglio morire. Come ho fatto a... Dai, dai! Almeno fammi ripartire da lì. Dai, ragazzi, vi prego. Che fastidio. Piglia il coltello. Piglialo, piglialo. Io non so veramente che cosa dire. Ma come ho fatto a morire? Puoi passare di qua? Ma dai! Si poteva passare di qua, non lo sapevo. No, non ci sei anche di qua, oh. Ma non puoi essere ovunque! Dai! C'era anche di là il passa, ma dai, ma veramente, che pirla. Allora, scusa, ma allora faccio arrivare da una parte e poi vado dall'altra. Ah, proviamo a rivedere di qua se riesco a fare qualcosa di decente, visto che fino a questo punto ci arrivo, il che è ottimo. Ok, quindi adesso è venuta di qua. E non posso più risuperare sto punto. Demonio! Devo farla arrivare da una parte e poi andare dall'altra. Per forza, è l'unica, è l'unica. Se no non riesco a scendere. Sempre che poi non si teletrasporti dall'altra parte, però. Eccola, eccola. Ma porca troia! Sono completamente immobile. Cioè, proprio dalla serie. Non mi muovo, non faccio passi, non si sente niente di quello che sto facendo. Questo è l'unico modo per non farla arrivare qua. Il problema è che è dall'altra parte della stanza, quindi io dove sto andando c'è lei comunque. Quindi sono un pazzo maniaco a prescindere. Come la chiamiamo, tra l'altro? Mafalda, Mafalda. Mafalda. Ma apro la porta e mi sente. Non mi ha sentito? No! Ah! Non mi puoi raggiungere mai qua. Mai. Ok, se n'è anche andata. No, ha fatto un giro strano e sta tornando. Sta facendo dei giri particolari, ok. Vedi che ci sono delle scale che portano chissà dov'è. Sono caduto di sotto. C'è un telo nero. Dai, ci sono dei cadaveri. Cadaveri, tutto a posto. I cadaveri in sto gioco fa niente. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Mio Dio. Sono cascato di sotto. Quella sta sulla scala. Ma sono dietro al divano. Non mi può raggiungere mai qua. Sono dietro al divano. C'è qualcosa lì. Tranquilla, non mi puoi... C'è qualcosa là, lo vedete? Qualcosa che lampeggia. Innanzitutto... Come ha fatto? Come ha fatto? Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Ero fermo. Ero fermo, guardato di là. È stato il gioco più...
più strano della mia vita. Il loro gioco, Slenderhunt, mi sa che era loro perché hanno dei poster di Slenderhunt. È stato il primo gioco che ho portato sul canale, quindi sono contento di aver fatto un video su un gioco della stessa casa di produzione che ha fatto il primo gioco che ho portato sul canale. Porca vacca come l'ho detta bene. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, la campanellina che sta lì sotto aspetta solo di essere cliccata dal vostro bel mouse o ditino se siete su mobile. Cliccateci ragazzi, è importante. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella ragazzi.